autorità, cari colleghi, cari studenti, gentili ospiti, signore e signori, è con vivissima soddisfazione che introduco questa cerimonia di conferimento della laurea honoris causa da parte dell'Università degli Studi di Macerata. Con la laurea honoris causa che ci accingiamo a conferire a Dacia Maraini, il nostro Ateneo prosegue con una tradizione che ha visto onorate illustri personalità, le quali, nei diversi campi scientifici, culturali e professionali, si sono particolarmente distinte per la rilevanza civile e sociale del loro impegno e della loro opera. Nel corso dei procedimenti che hanno portato in passato all'attribuzione di tale prestigioso riconoscimento, al quale l'Università degli Studi di Macerata ha sempre inteso attribuire caratteri di assoluta eccezionalità, si è costantemente cercato di prendere le mosse dagli interessi scientifici e culturali coltivati nel nostro Ateneo, al fine di richiamare di volta in volta l'attenzione su modi esemplari di interpretarli e di svilupparli a vantaggio dell'intera comunità. La scelta della Facoltà di Scienze della Comunicazione di attribuire la laurea honoris causa a Dacia Maraini si iscrive pienamente nel solco di questa tradizione. In Dacia Maraini si era avvisata non solamente una scrittrice di successo, le sue opere di narrativa e di poesia, la sua produzione per il cinema e per il teatro, i suoi testi per la stampa e per la televisione rivelano infatti una straordinaria capacità di descrivere le molteplici dimensioni dell'animo umano, di dare voce a ciò che di più intimo e profondo caratterizza l'esperienza interiore, attraverso figure di uomini e soprattutto di donne. Si pensa a personaggi indimenticabili come Maria Suarda, come Piera, come Teresa, come Isolina e più recentemente come Marianna Uria, la cui ricca e inquieta personalità, il cui complesso e difficile rapporto con l'ambiente nel quale vivono, la cui costante tensione verso un altrove, riflettono sia pure nella diversità dei tempi della loro esistenza, degli itinerari e dei destini che le attendono, una sorta di viaggio in noi stessi, di recupero della memoria, di tentativo talora estremo di salvare nella sua interezza dall'oblio in cui tendiamo a relegarla nell'esperienza della quotidianità la dimensione più autentica della nostra personalità. In Dacia Maraini si è anche riconosciuta una scrittrice capace di utilizzare appieno le molteplici forme della comunicazione culturale, il romanzo, il racconto, la poesia, i testi per il teatro, per il cinema, per la televisione e per la radio, gli interventi sulla stampa periodica e sui quotidiani. Di più, si è riconosciuta un'autrice per la quale la scrittura, la parola scritta, non si lascia confinare e in fondo segregare entro un genere o una tipologia di comunicazione e tantomeno nelle sempre limitate possibilità di un unico mezzo di comunicazione, ma è capace di declinarsi e di sprigionare le sue potenzialità e le sue risorse ben oltre le tradizionali paradigme dei generi letterari e le convenzionali forme della produzione culturale. Di qui il sorprendente filo rosso che caratterizza testi e scritti di Dacia Maraini di generi anche molto differenti, quella strana sensazione di calarsi, sia che si legga qualche pagina di un suo romanzo, sia che si affronti una sua poesia o un suo testo teatrale, in un universo unitario di parole e di immagini, che sembrano riproporre un analogo ritmo, uno stesso respiro creativo. Fra poco la professoressa Paola Magnarelli, vicepresidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione del nostro Ateneo, si soffermerà ad illustrare nella rituale laudatio la biografia intellettuale e la straordinaria produzione letteraria di Dacia Maraini. A me piace qui richiamare in conclusione un'immagine, tra l'altro ben nota alla signora Dacia Maraini, tratta da un testo di Ortega y Gasset, scriveva il grande studioso di letteratura e saggista spagnolo. Quando si entra in un libro, si entra come in un paesaggio che ci avvolge. Ci si ambienta in un libro e quando si esce da questo paesaggio si è come storditi, si perde qualcosa, si vorrebbe ritornare dentro il paesaggio. Ecco, non credo di essere lontano dal vero se affermo che la scrittura, le storie, i personaggi di Dacia Maraini producono nel lettore quella medesima sensazione di entrare in un paesaggio avvolgente dal quale si esce a fatica e con la sensazione di dover rinunciare a qualcosa di importante, che sia riconosciuto come proprio
desiderio di ritrovare ancora necessariamente altri paesaggi. Credo che sia questa, in fondo, l'esperienza più autentica e profonda della comunicazione culturale. Grazie. E ora, seguendo un rito ormai consolidato del cerimoniale con cui sono conferite le lauree honoris causa, cedo la parola alla professoressa Paola Magnarelli, che pronuncerà la tradizionale laudatio. Subito dopo, il preside, il professor Maurizio Ciaschini, darà lettura della motivazione con la quale la Facoltà di Scienze della Comunicazione, nella seduta del 19 gennaio 2005, ha deliberato unanimemente di attribuire la laurea honoris causa ad Asha Maraini. La parola dunque alla professoressa Paola Magnarelli. Magnifico rettore, autorità, cari colleghi e studenti, gentili ospiti, signore e signori. La facoltà, il preside, mi ha affidato il compito di illustrare la personalità di Asha Maraini, spiegando i motivi che ci hanno indotto alla scelta di conferirle la laurea honoris causa in scienze della comunicazione. Sebbene lo abbia molto gradito, devo dire che si tratta di un compito solo apparentemente facile. Da un lato, infatti, la fama della nostra laureata, prossima laureata, è così assodata e i suoi meriti nel campo della comunicazione tramite la parola richiamati nella motivazione così ampi e riconosciuti da rendere persino superfluo insistere troppo. Dopo il premio internazionale degli scrittori Conventor, conseguito nel 63 a soli 27 anni, col secondo romanzo pubblicato, L'età del malessere, si può dire che abbia ricevuto tutti i principali premi letterari italiani. Ogni sua opera è stata comunque premiata dal successo della critica e del pubblico. È uno dei non molti autori italiani conosciuti e tradotti in tutto il mondo. Le sue opere letterarie e teatrali hanno avuto diverse edizioni e sono state tradotte in numerose lingue e in ancora più numerosi paesi. Facciamo solo qualche esempio. La lunga vita di Marianna Ofria del 90, forse il suo romanzo più noto, è stato tradotto in 18 paesi. Voci del 94 in 10. Dei suoi testi teatrali, negli anni 90 Maria Stuarda, scritto nel 75, era stato rappresentato 37 volte in paesi stranieri. E il di poco posteriore dialogo di una prostituta con il suo cliente, 14. Più di una sua opera è servita di spunto a trasposizioni cinematografiche, da Storia di Piera a Teresa la Ladra, una delle più note interpretazioni di Monica Vitti, a Marianna Ofria, un film con regia di Roberto Faenza del 97. Marianna Ofria ha avuto anche un adattamento teatrale a cura della stessa autrice che ho visto sarà ripreso dal Teatro di Roma nella prossima stagione. Il rapporto di Asha Maraini con il cinema ha comportato anche un impegno diverso e più diretto. Ha infatti collaborato negli anni 73-74 alla sceneggiatura del film Il fiore delle mille e una notte di Pierpaolo Pasolini. Quale che sia il registro comunicativo scelto, si tratta di un'autrice della quale si occupa costantemente la critica internazionale e la cui opera tra il 1979 e il 2000 è stata oggetto di oltre 20 tesi di laurea e di dottorato, oltre che in italiano, anche in inglese, tedesco, francese e portoghese. D'altro canto, a fronte di un imponente, vario e prestigioso percorso professionale del quale si sono date qui appena alcune tracce, la personalità di Asha Maraini si riscopre ad ogni nuova lettura complessa e multiforme, sempre diversa e in più di un'occasione difficile da atterrare completamente, in linea con il riservo, garbato e affascinante che sembra caratterizzare le sue apparizioni pubbliche e in genere connota le sue relazioni con gli estranei. Quanto dirò è quindi qualcosa di molto diverso da un compiuto esame critico,
ma è da intendersi in primo luogo come un ringraziamento e un atto di omaggio che la facoltà porge alla sua nuova, tra poco laureata, e poi come una riflessione sulla profondità e l'ampiezza dei piani comunicativi che in contatto con la sua vasta opera riesce a svelare. Sottolineo l'evidente specificità relazionale, l'attenzione comunicativa che l'attività pubblicistica di Dacia Maraì manifesta. Lei stessa vi ha riflettuto e lo dice: scrivere vuol dire mettersi in rapporto con gli altri. Si scrive come si tende una mano. Se qualcuno non la afferra quella mano, ci rimaniamo male. Maraì comunque fa comunicazione ben al di là dello stretto significato che la parola ha nell'opera di chi scrive esplicitamente per essere letto. Basta a sostenere questa affermazione, e lasciando da parte la poesia che sarà l'oggetto specifico della lectio doctoralis, aggiungere a quanto vi è stato detto in apertura un semplice elenco delle molte e varie forme espressive da lei scelte per esprimere la propria creatività, oltre al romanzo vero e proprio. Il racconto a due voci, per esempio, si pensi all'intensa collaborazione con l'attrice Piera degli Sposti, che ha dato origine nell'80 a Storia di Piera, da cui Marco Ferreri ha portato un film, e 23 anni dopo a Piera e gli Assassini, vera e propria trasposizione in scrittura di una conversazione amicale. O il romanzo epistolare, quello nel quale, cito, si esplorano le risorse del tu, come il dolce per sé del 97, o ancora la scelta deliberata di un interlocutore concreto, un amico, per raccontare in pubblico a distanza di anni il dolore di un figlio non nato in un clandestino abbordo del 96. O il giornalismo d'inchiesta, la scrittrice ricorda di aver conosciuto il femminismo recandosi negli Stati Uniti per un reportage. Qui si legano la pratica e il gusto dell'intervista, esercitati ad esempio per indurre altri scrittori a descrivere la propria infanzia, e tu ieri, del 73, o ad analizzare il proprio rapporto con il mestiere, amata scrittura del 2000. Una sosta a parte in questo rapido elenco merita l'intensa attività teatrale, vera passione di una vita ripercorsa dalla scrittrice in un recente saggio che apre la raccolta completa dei suoi testi pubblicata nel 2000. Dalle precoci esperienze di lettura dei grandi classici alle prime prove di autrice addirittura a 11 anni nel Collegio di Suono. Dal teatro di strada praticato negli anni 60 per denunciare nelle piazze più popolari e marginali della metropoli gli orrori della guerra in Vietnam, fino ai testi militanti della fase femminista, tesi a rappresentare il punto di vista di donne ignorate o maltrattate dalla storia e dalla quotidianità. Ma Dacia Maraì è stata anche impresaria e organizzatrice di teatro, a partire dalla fondazione con alcuni amici alla fine degli anni 60 del Teatro del Pontespino, nato per rappresentare solo novità italiane, e nel 73 con altre donne del Teatro della Maddalena. Torno per un attimo all'aureo libretto Amata Scrittura, che, nato quasi occasionalmente dall'esperienza della trasmissione televisiva Io scrivo, tu scrivi, un programma della rete 2 Rai andato in onda nel 2000, dovrebbe essere consigliato a chiunque, a qualunque livello, starei per dire anche a uno studente che si avvia alla redazione della tesi di laurea, intraprenda un'esperienza di scrittura. Amata Scrittura descrive infatti un laboratorio, questo termine compare nel sottotitolo del libro, così come conversazione, altra parola chiave della comunicazione interpersonale, un cantiere di lavoro che si alimenta della solidarietà operosa con tanti scrittori noti e meno noti, taluni addirittura alle prime armi, ma anche con altri la cui conoscenza è avvenuta solo sulle pagine dei loro libri. È una riflessione sul perché e sul come si scrive e si legge, come vedremo subito, che
durante il didattico. Dalton Arelli è stata anche attenta e amata insegnante in corsi di scrittura creativa e che forse non avrebbe senso senza di esso. Nonostante che alla base del suo lavoro ci sia proprio l'impegno a costruire reti di relazione, uso deliberatamente questa espressione che ha connotato fortemente i progetti e le ricerche di storia sulle donne, Dacia Maraini ha però anche affermato di scrivere innanzitutto per se stessa e per puro piacere personale. Un piacere più volte descritto come sensuale e finanche erotico. Questo piacere, leggendola, si sente ed evidentemente sostiene la fatica, l'impegno anche fisico legato al suo lavoro. Della capacità fantasiosa e creativa di descrivere questa fatica si avranno dimostrazioni nella lezione dottorale, ma soprattutto Dacia Maraini ha sostenuto di scrivere avendo in mente un lettore o una lettrice che le assomigli il più possibile, di essere consapevoli, insomma, che il primo lettore della propria scrittura è l'autore stesso. Credo si possa riflettere un poco sul gioco di specchi svelato da questa particolare relazione scrittore-lettore, laddove quella relazione che di solito è, come ha scritto lucidamente Maraini, di sterilità e anche di molto, nel tempo e nello spazio diventa invece immediata. Ma l'identificazione nella stessa persona fisica dello scrittore e del lettore è la manifestazione più evidente del rapporto, anch'esso speculare, che si realizza, deve realizzarsi tra lo scrivere e il leggere. Due attività che, come è noto, sono state a lungo tenute distinte nell'istruzione specialmente delle donne e sulla cui armoniosa complementarità data la rete insiste continuamente. Scrivendo e variamente comunicando, anche per se stessa, Dacia Maraini dispiega, anche qui devo fare riferimento almeno al titolo della lezione dottoralis, una voce libera un demone che le parla da dentro e che la sua maestria rende capace di risuonare all'esterno pur conservando intatta la propria singolarità. Il tema della voce, anche nella sua accezione più letterale di suono corporeo e tuttavia slegato da una presenza fisica immediatamente individuabile, è ricorrente nell'opera di Dacia Maraini, come si legge nell'ambientazione radiofonica e nello stesso titolo di Voci, una sorta di thriller pubblicato nel 1994. Ma per esempio, anche quando deve far notare la differenza che passa tra le velleità di un autore dilettante e la consapevole fatica di uno dei mestieri, la scrittrice usa come termine di paragone chi abbia una bella voce, adatta per dire a cantare nel bagno e perciò stesso pretenda di poter salire sul palcoscenico, presentarsi al pubblico e cantare il trovatore. Scrivere è una questione di attitudine, di applicazione e di rigore, ma anche in fondo una questione di tradizione nel suo senso etimologico, di tradizione di cultura, e perciò è qualcosa che attiene ancora una volta alla comunicazione. Se non hai studiato canto non puoi cantare il trovatore, se non hai letto non potrai scrivere. A tal proposito, la scrittrice ha anche sostenuto che leggere è in parte riscrivere, a causa del legame che si instaura non solo tra scrittore e lettore, ma tra lettore, storie e personaggi. E infatti, dal rapporto tra la lettrice Dacia Maraini, che però è anche una scrittrice, e uno dei personaggi simbolo del grande romanzo europeo, è nato Cercando Emma del 1993. Che ci fa entrare in comunicazione con Flaubert e con Madame Bovary con la stessa finezza con la quale Jean Amélie ha cercato di penetrare l'umanità di carta del suo sfortunato e ottuso compagno, il medico di campagna Charles Bovary. C'è in questa impostazione molto di più che non la semplice constatazione dell'importanza della trasmissione di saperi ed esperienze.
Per Dacia Maraini lo scrivere è infatti anche il risultato di una sorta di lascito familiare, tangibile ben al di là di quello materiale, e naturalmente anche il leggere, che dello scrivere è appunto compagno. Leggere sviluppa al massimo il piacere dell'immaginazione, indispensabile alla vita oltre che alla scrittura. Qui cito, i romanzi danno la possibilità di attraversare altre esistenze, altri panorami, calzando altre scarpe, annusando altri odori in un tempo che non ci appartiene, scrive. E aggiunge più avanti una frase nella quale si dice che sui grandi temi della vita, l'amore, la morte, la guerra, spesso si impara più da un romanzo che non da un saggio. È una frase che mi ha fatto pensare a un'osservazione a questa speculare di Michel Foucault, che invece rilevava, a proposito del fascino delle carte d'archivio, certe notizie che spuntano all'improvviso attraverso due secoli e mezzo di silenzio hanno scosso in me più fibre di quello che è comunemente chiamata letteratura. Ma certo Maraini non è ignoto del fascino, perché nella sua vasta produzione si trova anche un romanzo, Isolina, dell'85, che racconta la tragica fine di una giovane inizio Novecento proprio a partire dalla impoetica nudità delle fonti documentarie. Cerchiamo allora di riflettere più a fondo sulla relazione di Dacia Maraini con la storia e con la propria storia. Il retaggio di una famiglia importante e nella quale, cito, i libri erano più importanti di qualsiasi altra cosa, ha prodotto voglia e capacità di comunicare, ma le ha anche alimentate con personaggi, racconti e ricordi tali da costituire un repertorio di esperienze a un tempo intime, personali e storiche, dal cui intreccio nasce una parte cospicua del suo lavoro e forse la più bella e matura. Ci si chiede periodicamente, la polemica è antica e titolata, se l'esperienza di vita abbia rilevanza per l'espressione artistica o per meglio dire se di questa rilevanza si debba tenere conto nel delineare la personalità dell'artista. L'arte di Dacia Maraini, seppure costruita sulla base e in conseguenza di una forte istanza di autonomia da ogni genere di tutela familiare, tradizionale o patriarcale, mostra tuttavia il legame con una storia e una genealogia a partire dalle quali la sua voce ha imparato a modularsi. Diverso il caso che la stessa si è posta anche di recente nel pubblicare per quindi sua madre della resistenza alla tentazione impudica che coglie gli scrittori, ma direi chiunque, di fronte ai reperti della propria storia e soprattutto quella dei propri cari. Ma è una resistenza che alimenta appunto la creatività, trasfigurando il ricordo e ricreando il passato anche molto oltre i limiti della semplice esperienza personale. Che tuttavia il rapporto con la memoria sia sempre spinoso, oltre che potenzialmente impudico, Dacia Maraini lo sapeva. Ci sono, infatti, anche nella sua storia, zone ingorgate, è una bellissima metafora che sembra collegare il poetico sgorgare dell'ispirazione alla sua origine più materiale, a cominciare dall'esperienza del campo di concentramento, nelle quali le risulta ancora difficile avventurarsi. Vediamola allora questa famiglia importante. Dacia Maraini nasce a Firenze, precisamente a Fiesole, nella seconda metà degli anni 30. Da posto, scomparso di recente, figura di spicco dell'etnologia italiana, noto per i suoi studi sul Tibet e il Giappone e dove anche per i bei libri di memorie, grande viaggiatore che nella vita delle figlie ha intrecciato intense ma brevi presenze con lunghissime assenze. E dato Pazia all'Iata, di nobile e antica famiglia siciliana, a sua volta pittrice. Dacia ritiene di aver acquisito dal padre l'attitudine mobile che la caratterizza e la passione per i luoghi diversi e altri da quelli familiari.
quanto alla scrittura, che oltre che da Daccio sarà praticata anche dalla sorella minore Toni, la nonna materna, l'inglese Joy Pavlovska Cross, aveva scritto libri di viaggio, mentre il marito era scultore. Come si diceva, Daccio Maregni ha pubblicato di recente, nel 2001, La nave per Kobe, i taccuini, i disegni e gli album di fotografie di Topazia Aliaca, risalenti all'epoca della permanenza in Giappone. Mentre a cura di Toni Maraini nel 2003 sono usciti Ricordi d'arte e di prigionia di Topazia Aliaca. È stato come un volersi riappropriare di una relazione che forse non sempre ha avuto modo di esprimersi a voce. Della giovane madre, Daccio ricorda la capacità inesauribile di raccontare storie alle figlie bambine, che non si può non collegare a quel racconta ma che percorre come un leitmotiv le pagine del suo ultimo romanzo, a suo modo un altro giallo, Colomba, uscito nel 2004 e a lungo rimasto in cima alla classifica dei libri più venduti. Della madre sottolinea anche la pertinace volontà di continuare a leggere anche tra le mille incombenze domestiche, un libro in una mano e sull'altro braccio una delle bambine. Rilevanti, e non solo per i ritratti che la nipote ne ha tracciato, anche i nonni paterni, Enrico Aliata, un aristocratico colto che ha scritto di filosofia, di teosofia e che può essere considerato un ecologista antelittera, e la moglie Sonia Ortusa, di origine cilena, che nel matrimonio prestigioso, anche se non riuscito, aveva voluto annegare la delusione per la mancata carriera di cantante lirica cui si sentiva chiamata, ma che la sua famiglia giudicava impercorribile per questioni di decoro. Ancora una volta entra in campo una voce, tagliata, come lo sarà, sia pure in modo diverso e soprattutto con diverso risultato, quella di Marianna Utria. Del dolce Enrico e dell'astra Sonia, i nonni, hanno lasciato un bel ritratto anche di Gigi Daccia, Gianni e Orietta Guaita in Isola Perduta. Nel 1938 i Maraini si stabiliscono in Giappone, dove Fosco svolge ricerche sulla popolazione degli Ainu. La Daccia impara a parlare prima il giapponese, anzi il dialetto di Kyoto e l'inglese che non l'italiano, e si apre a quell'interesse per le relazioni interculturali che da sempre l'accompagna e che rappresenta l'altra faccia della passione per il viaggio. Nel 1943, essendosi rifiutati di aderire al regime di Salò, col quale il Giappone era alleato, i Maraini con le loro bambine vengono reclusi per quasi 2 anni in un campo di concentramento, dove conducono una vita dura fino ai limiti del sopportabile. La fame e le sofferenze patite in quella occasione, rendendo la sorella di milioni di bambini imprigionati e più o meno deliberatamente uccisi, si imprimono in Daccia e alimentano la sua radicale avversione alla vita. È un incontro precoce e diremmo determinante con la credibilità della storia e la sua capacità di spezzare le singole vicende umane. Il sogno che Daccia racconta in Fare teatro, e cioè l'essere su un palcoscenico e aver dimenticato la propria battuta, un caso di smemoratezza che diventa afasia, forse rende proprio questa paura di essere inermi di fronte all'inelettabilità degli eventi, di non avere strumenti per opporsi. Eppure, come dimostra la vita di Marianna Utria, i limiti concessici dalla storia e le sue stesse avversità possono talvolta essere superati dall'impegno individuale. Finita la guerra, Daccia vive con la madre e le sorelle tra Palermo e la residenza degli Aliata, la splendida ma ormai cadente villa Valguarnera di Bagheria, dove Fosco si fa vedere ormai sporadicamente. È la crisi ineluttabile di una famiglia e con essa di tutto un mondo che molti anni più tardi sarà ricordato nelle pagine di Bagheria, un libro del 93, che non descrive però solo un ritorno al passato, ma propone anche la riflessione su come non sempre la modernità
l'umanità e il progresso civile procedano di pari passo. Anzi, la bella Bavaria, ricca di verde e di meravigliosi monumenti, si è via via trasformata in un luogo di speculazione e mostra gli effetti di un ritornante dominio mafioso contro il quale la voce della scrittrice si leva limpida e sicura. Non sembra casuale e merita attenzione il fatto che il passaggio alla più piena e convincente maturità artistica della scrittrice si sia compiuto, oltre che con Bavaria, con la lunga vita di Mariano Alcria, certamente il suo romanzo più celebre, uscito nel 90 e vincitore, tra gli altri, del premio Supercampiello. Come è noto, esso racconta la storia di una donna priva della voce e dell'udito. Eppure, pur nei duri limiti fissati dalla sua epoca alla condizione femminile, tenacemente impegnata a farsi artefice della propria esistenza e di quella della propria famiglia. Si tratta della libera interpretazione della vita di un'antenata della scrittrice, il cui ritratto l'aveva attratta e quasi catturata in un ritorno adulto a Bavaria, avvenuto in occasione della morte della nonna. E forse in questo momento alto e rilevante della sua storia creativa che Dacia Maraini inizia ad armonizzare il materiale spinoso, fornitole dalle vicende di famiglia, con le esigenze della narrazione, realizzando una perfetta comunicazione tra storia, scrittura e memoria. Credo che ci sia una qualche allusione a questo processo virtuoso, anche se il contesto di riferimento è prevalentemente di tipo stilistico, nelle riflessioni che la scrittrice fa in Amata scrittura sul pudore letterario e sul suo almeno parziale superamento che consegue alla maturità. I libri che abbiamo citato, oltre a testimoniare la completa pienezza della sua capacità creativa, ci aiutano a entrare in comunicazione con la personalità di Dacia Maraini, ma rendono ormai pienamente conto sia con ciò che raccontano che tramite il loro straordinario successo anche della sua rilevanza pubblica. A 18 anni Dacia se n'è andata di casa per vivere a Roma. All'inizio ha fatto mille lavori, ma da subito si fa conoscere come scrittrice, collabora a riviste, pubblica nel 62 il suo primo romanzo, La Vacanza, l'anno che aveva iniziato a scrivere a 17 anni. Uscito l'anno dopo, il secondo, L'età del malessere, come abbiamo visto, le varrà giovanissimo l'importante premio Formentor. Di lì in avanti è una lunga serie di successi, ma anche un lungo, luminoso ed esemplare percorso di esistenza nel segno dell'autonomia. Negli anni si precisa un impegno che diverrà costante sui grandi temi politici e sociali, libertà e autodeterminazione delle donne, diritti civili e difesa dei deboli, i bambini violati nel buio del 99 ma anche degli umani, pace, tutela della natura e dell'ambiente, difesa della piena libertà di espressione e della democrazia. Quando escono Marianna Alcria e Bavaria, Dacia Maraini incarna dunque ormai da tempo una nuova figura di donna, nuova anche rispetto alle pur notevoli progenitrici, nuova anche di fronte a quelle donne che hanno conosciuto la politica e abbracciato l'antifascismo nell'ultima parte del regime e nella lunga avvelenata coda della guerra. Donne che hanno poi contribuito alla nascita dell'Italia democratica e repubblicana, magari anche solo compiendo il gesto importantissimo di andare a votare. Quando le donne italiane votano per la prima volta, Dacia Maraini ha 10 anni. Figlia di una generazione che non ha potuto fare la guerra di resistenza, anche se lei in fondo le ha fatte nel campo di concentramento giapponese e poi nel lungo travagliato intorno verso casa, Dacia entra nella vita adulta in un momento che appare colmo di speranze e di potenzialità di rinnovamento e incanala la sua energia non solo nell'intenso lavoro creativo, ma anche nella partecipazione attiva alle vicende del suo tempo. Questo significa negli anni 60 e 70 interessarsi di politica. Anzi, per chi vive nel mondo della cultura e dello spettacolo, significa concepire anche l'attività letteraria e artistica come una forma di impegno civile. Per una donna significa
significa soprattutto prendere consapevolezza della propria identità. Ed è dunque la stagione del femminismo, a sua volta una forma di politica nuova, della quale Dacia Maraini è e resta in Europa una delle protagoniste più autorevoli e stimate. Nonostante il trascorrere del tempo e delle stagioni, questo lato della personalità di Dacia Maraini continua a connotarne il profilo pubblico e privato, fornendo l'esempio di una donna intera oltre che nuova. E se la commistione tra arte e impegno civile ha forse conosciuto stagioni più intense della nostra, Dacia Maraini continua a rappresentare nella sua ricca soggettività la vivida immagine di una generazione di donne e di intellettuali che sanno attraversare la storia a testa alta, vigilando e testimoniando oltre che raccontando. Credo che non si potrebbe lodare adeguatamente Dacia Maraini se non si tenesse conto di questa dimensione attiva e impegnata della sua personalità. Ella mostra così di possedere una sorta di impronta generazionale di alto impatto educativo che si tramuta nell'invito sempre garbato ma inequivocabile a tenere gli occhi ben aperti e a levare la propria voce ogni volta che lo si reputi necessario. Tutto questo ha implicato ancora una volta la costruzione di una rete di relazioni, la comunicazione assidua, costante con amici e colleghi di lavoro. Non esiste certamente sulla carta laddove l'abbiamo inizialmente trovata, ma è diventata un costume di vita. Anche di questo troveremo traccia nella lectio doctoralis, soprattutto sul versante delle amiche e delle maestre. Un costume di vita nel quale si formano legami profondi, cementati da esperienze comuni. Alberto Morale, naturalmente, e Pierpaolo Pasolini, sapiente iniziatore a esperienze di lettura e maestro di passione civile, e tanti altri ed altri. Non è un caso, credo, che il consiglio che Dacia Maraini dà a un giovane che voglia dedicarsi alla scrittura sia il seguente. Gli consiglierei di cercare di formare attorno a sé una minuscola società letteraria, fatta di persone con gli stessi interessi, le stesse ambizioni, che si scambiano informazioni, si confrontano e insieme imparano a costruire una rete di rapporti. Creando un tessuto connettivo può saltare fuori il vero scrittore. Queste parole ci riportano in qualche misura alle considerazioni da cui siamo partiti. Connettere, comunicare sono parole chiave per comprendere appieno l'arte di Dacia Maraini, ma anche il suo esempio di vita. A nostra volta le connetteremo all'invito garbato ma pressante e in ogni aspetto della sua espressività, allo studio, all'impegno, all'applicazione e al rigore, perché come ella stessa ha affermato, scrivere è dare fiducia al pensiero. Grazie. Grazie alla professoressa Paola Corelli. La parola ora al preside Ciaschini. Il Consiglio della Facoltà di Scienze della Comunicazione, nella seduta del 19 gennaio 2005, si è così espresso. Il preside propone di conferire alla signora Dacia Maraini la laurea honoris causa in scienze della comunicazione per il suo impegno costante e prestigioso nei più vari campi di comunicazione della parola scritta e parlata, poesie, romanzi, racconti autobiografici, saggi, articoli, interviste, testi teatrali, anche destinati alla radio. Il suo lavoro manifesta elevata ispirazione e sicure doti comunicative che,
unita ad una profonda sensibilità civile, particolarmente attenta ai temi della condizione femminile e dalla tutela del patrimonio naturale e culturale, delineano la personalità di una donna tra le più autorevoli dell'Italia contemporanea. Tale veste, allora la invito a pronunciare
la sua lezione dottorale sul tema Una voce nascosta. E gli esami per me sono stati sempre una tortura, essere passata qui senza che gli esami che sono stati fatti altrove attraverso la scrittura e la conoscenza mi fa molto piacere, quindi ringrazio moltissimo e mi sento veramente onorata di far parte di questa bellissima università. Allora spero di cominciare troppo lungo. Ho detto prima a Paola, io me lo taglio perché te l'ho voluto. E niente, no, niente, voi se mai mi interrompo. C'è una voce nascosta che mi parla qualche volta in segreto nell'orecchio mentre mi riposo dalle fatiche di un romanzo. Ascoltando quella voce metto in moto pensieri rapidi e fugaci che prendono la forma di minuscole e confuse geometrie. Parlo di quegli intrighi di parole che chiamiamo poesie e si portano dietro una grave leggerezza di nascita, una stravagante libertà, libera da legami a lungo termine, come accade nei progetti di un romanzo, libera dal protrarsi di storie che si sovrappongono ad altre storie, libera da strutture a tutto tondo. Non che la tecnica sia irrilevante per la scrittura poetica, notavo anni fa, presentando le mie poesie di viaggio. Perfino la metrica, ormai in disuso, è necessaria, per non parlare della conoscenza quasi carnale dei poeti antichi e moderni. E certamente sarà anche bene praticare, sperimentare mimeticamente le complicazioni del linguaggio. A volte si ha l'impressione che certi processi linguistici siano come le malattie delle piante, crescite tumultuose che producono sui tronchi meravigliose deformazioni in forma di draghi, di montagne, di crepacci. La metafora non è in qualche modo una malattia del linguaggio, un ingorgo, un sovrappiù di limite che si intrecciano secondo una generosa idea di crescenza? Le poesie nascono così per me, come brevi coaguli di pensieri in momenti vuoti delle mie piene giornate. Eppure non stanno mai lì per significare cose diverse o per sostituire un genere con un altro. Finandomi su un lavoro di parole, ho l'impressione di una competenza da massone. Pulire i mattoni, passare la calce, tirare il filo, prendere le misure, sovrapporre un mattone sull'altro, un lavoro di anni e di molta pazienza. Ogni genere ha i suoi tempi e la sua grazia formale. Nella intensità dionisiaca della scrittura teatrale, per esempio, mi accompagna l'idea dello scavo di un pozzo. Si scende verso il ventre della terra, si lavora nel buio. Qualcosa deve sortire che assomiglia a un secchio d'acqua buono da bere. Invece, nell'avanzare il piede per quel saltarello che è il ballo della poesia, compio i gesti precisi e leggeri di piantare una tenda davanti a un paesaggio aperto all'ombra di qualche bel vino. E la bevuta di una bellezza che si coagula in gola attraverso alchimie profonde e spesso sconosciute che prendono miracolosamente la strada dei sensi. Parole uniche e assolute. Questo porta con sé la cosmogonia della poesia. Una geometria di astri che si propone ai nostri occhi come una struttura infinita. Nessuno riflette che nei millenni i corpi celesti si spegneranno e i più modesti tempi che appartengono agli uomini, quei pianeti, quelle costellazioni sostano benignamente sulle nostre teste come a testimoniare una certezza superba di distanze e regole fisse. Le parole delle poesie giocano con l'assoluto come quelle costellazioni e perciò sono inquietanti
e perciò portano pace e perciò si inchiodano nelle nostre memorie con la fermezza di un incastro duraturo. Nei campi di concentramento nazisti, racconta qualche sopravvissuto, per non soccombere alla paura, per sottrarsi all'orrore mortuario delle tecniche umilianti di sopravvivenza, i prigionieri si radunavano di nascosto e si recitavano dei versi. Non c'erano libri a cui attingere, né carte o quaderni di alcun genere. Era la memoria che soccorreva quelle menti private di cibi reali e simbolici per rammentare che appunto le parole delle poesie sono assolute e quell'assolutezza comunica respiro e senso della sacralità. Cosa fai tu, luna in cielo, dimmi, silenziosa luna? In un campo di concentramento giapponese all'età di 6 anni io pure interrogavo la luna aspettando silenziosamente una risposta. Chi da bambino non ha investito quella pallida faccia enigmatica di domande a cui non ha mai avuto risposta? Basta alzare la testa nell'orrore di una notte senza nuvole, mantenendo quella capacità di stupirsi che tocca principalmente i piccoli, ma miracolosamente a volte anche i grandi. La invocazione di Leopardi ingemma tutte le domande che salgono spontaneamente alle labbra nelle notti di luna piena. Non perché la sua inquietudine sia più stupefacente e originale delle altre, ma perché le parole che egli adopera sono assolute, ritmicamente lucide e composte secondo una perfezione che solo le stelle fisse e mobili conoscono. Dimmi, o luna, a che vale al pastore la sua vita, la nostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagarmi breve il tuo corso immortale? Quel domandare, quel tampinare la luna ignara che vaga per il cielo senza stelle, diventa un lento respiro della mente che ci introduce nel mondo della filosofia laica. La luna per Leopardi non è una divinità ascetica e potente come la vedevano gli antichi, ma non è neppure quella palla di terre arse che da milioni di anni ha perso la memoria dell'acqua. Per il giovane malinconico poeta la luna è vergine e solitaria, ma nello stesso tempo fa da viatico per entrare nelle sfide di un pensiero inquisitivo e mai sazio di risposte universali. Per quale strada si avvia l'uomo nel lungo cammino della sua corta vita? Varca, torrente, stagni, cade, risorge e più si affretta, senza posa e ristoro, lacero, sanguinoso. Ma perché lacero? Perché sanguinoso? Mi chiedevo io da ragazzina, di quel vecchierel stanco che porta sulle spalle il peso del lavoro. Se Leopardi volesse riferirsi alle guerre che sempre accompagnano la giovinezza di un uomo, lasciandolo, se sopravvive, stanco e mentalmente stracciato. Ma alla fine, dove intanto faticar fu volto, cosa trova il nostro viandante? Un abisso orrido, immenso, dove egli precipita, tutto via. Ecco spiegata con semplicità, mi dicevo, il destino dell'essere umano, senza consolazione, senza conforto celeste, niente anima che dal corpo morto esce volando, come si appannavano a insegnarmi le suore del collegio fiorentino, niente richiamo delle trombe di Gerico, niente giardino di un paradiso pieno di delizie o inferno dei diavoli tribolanti, solo nulla. Ma se la vita è sventura, perché da noi si dura, continua Leopardi con candore legittimo e disarmante, come sopportarli questi sacchi pieni di sassi che caparbiamente ci portiamo legati alla schiena quali coscritti del mondo? Pur tu, solinga eterna peregrina che sì pensosa sei, tu forse intendi questo vivere terreno, il patir nostro, il sospirare che sia questo morire, questo supremo scolorare del sembiante e perir della terra e venir meno ad ogni usata amante compagnia. Ho dei ricordi lontani legati a queste parole così consapevole della mutilazione umana. Ho dei ricordi legati alla lenta formazione delle mie meditazioni,
più infantili, come pietre luminose, rotolanti nelle notti della germinazione adolescenziale, le parole di Leopardi lasciavano impronte segrete e persistenti. Tu, certo, comprendi il perché delle cose e vedi il frutto del mattino, della sera, del tacito infinito andare del tempo. Era quel tu che mi sgomentava e mi elettrizzava nello stesso tempo. A chi parlava il giovane poeta dal cuore amaro? La luna piena era un pretesto, una guida dei sensi, o doveva intendersi come il tu filosofico dell'altro se stesso, il ragionamento dialogato che ogni persona di sé lo conduce con la parte pensante di sé? Che vuol dire questa solitudine? Solitudine immensa, e io che sono? Dice Leopardi. Era la stessa identica domanda che mi facevo mentre sostavo sotto il tetto di un tempio buddista nel lontano Giappone della mia infanzia, mentre mangiavo il riso arrotolato nelle alghe, mentre bevevo una tazza di tè verde, guardando un paesaggio innevato fuori dalla finestra. Così meco ragione, e della stanza e di innumerevoli famiglie poi di tanto adoperati, tanti modi, d'ogni celeste, ogni terrena cosa girando posa, per tornare sempre là dove son mosse, uso alcun frutto, indovinare, non so. Era questo insistente non sapere, questo tanto adoperare in vano che mi inquietava, mi affascinava. Sentivo la verità dell'argomentazione come un beveraggio che tendeva ad acquietare la mia sete di conoscenza e di comprensione, pur senza mai fornire delle risposte sicure. Questo io conosco e sento che degli eterni giri che dell'essere mio frale qualche bene o contento avrà, forse altri, a me la vita in mano. Non so se fosse la vicinanza della spaventosa esperienza della guerra vissuta da bambina, l'orrore del campo di concentramento, la paura che si era stampata nei miei occhi ansiosi, non lo so, ma certo io consentivo con lui che a me la vita in mano. E come consolazione mi auguravo che dell'essere mio frale qualche bene o contento avrà quest'altri. I lettori, chissà, gli storie che appollavano la mia gola e i miei occhi visionari. Io proseguo sopra l'erbe all'ombra, leggevo incazzata, è un fastidio che ingombra la mente, è uno spron quasi di pungersi che sedendo più che mai soggiunge da trovare pace o loco. Non apparteneva anche a mio padre per non trovare pace o loco, e alla madre di mio padre che si era fatta a piedi tutta la Persia ai primi del Novecento. Non è anche all'origine del mio continuo viaggiare, anche oggi confesso, anche in età adulta, perpetuando quel vizio adolescenziale dell'essere sospesa, con la testa rivolta verso un cielo buio a interrogare la luna? Forse se avessi io l'ali da volare sulle nubi e annoverare le stelle ad una, era proprio quello il mio sogno, e Leopardi lo aveva vissuto 300 anni prima con parole graziose e dolcissime. Il lontanissimo sogno di volare, sempre, nelle notti solitarie, nei letti in giro per il mondo, sempre quell'improvviso aprirsi delle braccia, quel cominciare a nuotare e poi i piedi che si sollevano, il corpo che spicca un salto e sono un volo. Ho sognato di volare tante volte in una volta in tante, leggera sopra i tetti, con un sospiro di gioia nera, posandomi sui cornicioni, seduta in bilico su un comino. Era un sogno ricorrente e mi piace e mi piaceva pensare che Leopardi abbia provato le stesse grezze di chi è forzato a camminare coi piedi incollati al suolo e desidera, spera, dentro un sogno tutto umano, che quei piedi possano staccarsi dal suolo e condurlo lì dove è proibito dalle leggi della gravità. Un ritratto, una fotografia, con un volto girato di tre quarti, un paio di mustacchi bruni e gli occhi bovini, tristi e gentili. È Giovanni Pascoli, come appariva sul poco amato libro di scuola. Ci veniva incontro nei corridoi assolati della scuola palermitana con passo strascicato e non pareva avere niente da dirci se non balbettii, farfugliamenti. Alla sua poesia si accompagnava il sentimentalismo da melassa che addolciva le bocche per poi lasciarle stucche.
la cavallina storna che porta colui che non ritorna, non era pane per i nostri denti affilati dei ragazzini lanciati curiosamente verso il futuro immediato. L'attenzione verso il passato era una cosa da venti da tutti, noi tendevamo al nuovo, all'esplosivo, volevamo stupirci più che riflettere. Non ci interessava nemmeno il fatto che Pascoli raccontasse con parole piene di pianto una storia vera, quella del padre ucciso giovane non si sa da chi e riportato a casa da un cavallo abitudinario. Per andare a scuola, a Palermo, doveva attraversare un giardino che una volta era stato il parco di una bellissima villa Liberty. Era stata rasa al suolo in una sola notte per costruirvi sopra un palazzo di 10 piani dal colore giallo sporco, munito di stretti balconi su cui apparivano strimizzite rose impolverate. Sulle panchine di quel giardino mi fermavo qualche volta a scribacchiare sul quadernetto dalla copertina nera e lì, con le dita sporche di inchiostro, tracciavo quei versi che si ispiravano alle recenti letture considerate tra gli scolari di allora più colti il modello dell'Italia, T.S. Eliot, Malinowski, Silvia Plath. I lettori del Boston Indian Classic ondeggiano al vento come un campo di grano maturo. Non era un inizio strepitoso? Un inizio che intreccia il tono da conversazione davanti a un caffè con la ricerca cocciuta di un'astratta ariosità musicale. L'uomo silenzioso in marrone moca si abbandona sul balcone a bocca spalancata, il cameriere entra con arance, banane, fichi e uva coltivata. Nelle parole strappate e rapide di Eliot si annidava quella realtà che noi, con i nostri cappotti stretti in vita, le nostre aspirazioni ancora in bocce, apprezzavamo di più. E non importava che fosse una traduzione, che mancasse la sottezza della lingua originale come i suoi suoni di tazzine da tè di porcellana, i suoi frusci di sete smosse, i nostri nasi aspiravano odori di nuovo e lì ci abbevevamo. Non c'è un solo capello grigio nella mia anima, gridava Majakovskij. Se vuoi, sarò straordinariamente gentile, non un uomo, ma una nuvola in canzone. Come non innamorarsi di quel giovanotto dalla faccia angelica e malandrina, alto, binoccolato, un ciuffo castano che mi scivola eternamente sulla fronte ampia. Per un periodo ricordo di aver tenuto appeso sulla parete sopra il mio letto di adolescente la fotografia imbronciata e bellissima di Vladimir Majakovskij, il quale fu imprigionato, come dicevano le biografie, per volere di Stalin e si uccise con un colpo di pistola in testa, lasciando una lettera che diceva: incidente è chiuso. La barca dell'amore si è spezzata contro la vita quotidiana. Tra la vita e me i conti tornano ed è vano elencare guai, dolori, offese. Mi piace spettinato camminare col capo sulle spalle come un lume e così mi diverto a rischiarare il vostro triste autunno senza fiume. Ma questo l'ha scritto un altro bellissimo giovanotto dei nostri sogni, Sergei Yesenin, suicidatosi anche lui per protesta contro gli orrori staliniani, tagliandosi prima le vene e poi indicandosi. Sarebbero dovuti bastare così due suicidi a gettare una luce sinistra sul regime di Stalin, invece ci vorranno ancora tanti anni perché gli intellettuali occidentali si rendano conto delle nefandezze di un regime militare in nome del comunismo e dell'emancipazione dei popoli. Solo 20 anni dopo, con la frequentazione di Pierpaolo Pasolini, ho imparato a conoscere meglio la poesia italiana e i versi di Pascoli mi sono diventati limpidi sotto gli occhi e sapienza per il mescolio di linguaggi, tonalità, di intenti. Pasolini li ripeteva qualche volta a voce alta e io ne ero conquistato. E s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari. Erano i sensi a parlare, i sensi a coagularsi in parole, i sensi allerta, sensi pronti a perdersi nel fluire delle correnti, a sussultare per il fremere di dell'ala di un passero, per le gocce che battono sul tetto, per il canto di un gallo. Sotto l'ali dormono i nidi come gli occhi sotto le ciglia.
un uomo grande e grosso che si chinava sui piccoli palpiti delle cose, animali, piante, bacche, rami, acque scorrenti, e ne cavava con grazia e mi dolo nascosto. Un giorno sono capitata su un altro poema pascoliano, Italy, che a scuola non si studia. Non me l'avevano fatto leggere, non ne conoscevo l'esistenza, e lì sono rimasta folgorata dalla modernità della sua comprensione del plurilinguismo, tema attualissimo dei nostri giorni, dalla sapienza con cui pescava in quel vecchio barattolo pieno di stereotipi, che è il pensiero dell'immigrazione. L'America, quella che oggi ritroviamo nel film di Amelio, quella che torna a fiorire sulla bocca dei giovani laureati che, non trovando lavoro in patria, se ne partono per un'altra immigrazione, meno stracciona e analfabeta, ma certamente altrettanto dolorosa di quella antica. La storia di una bambina malata, Molly, figlia di migranti, nata oltreoceano, che ritorna in Toscana a trovare la nonna contadina, è straordinariamente ben congegnata, soprattutto dal punto di vista linguistico. A Caprona, una sera di febbraio, gente veniva, ed era già per l'erba, veniva su da Cincinnati, Ohio, e c'era anche una bimba malatella. Ed ecco che piano piano le parti si rovesciano, la nonna sana e robusta prende a tossire, prima leggermente, poi sempre più aspramente, dolorosamente, e la piccola americana, che parla stento l'italiano, si rianima e guarisce, come se l'una si caricasse dei mali dell'altra, senza una parola, senza un gesto di consapevolezza, nella muta generosa assunzione di chi pensa che una bimba non può portare tutto quel peso sulle sue spalle, e quindi lo passa con delicata tenerezza su quelle della nonna contadina. Lei è abituata a portare pesi, anche se questa volta sarà destinata a soccombere in un muto generoso donarsi di una generazione all'altra nascente. Parlava la sua lingua d'oltremare, e Chicken House, il piccolo lui, for mice and rats, che goda a cinguettare, zizi, bala, canti, blue, your Italy. Mentre la nonna assimila qualche parola di inglese, la bambina impara a guidare la lingua sul palato in modo diverso dal solito. Bambina, state al fuoco, fuori nieva, nieva. E qui Beppe aggiungeva con punto, poor Molly, qui non trovi il pai con la fleva. E proprio quando la parola di dai passa dalla bocca della bambina a quella della nonna, quest'ultima comincia a morire. Dai, dai, la nonna sussurrò, dormire. No, no, la bimba chiuse ancora gli occhi, s'abbandonò per più non dormire, piegò le mani sopra il petto, dai, 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 la nonna balbettò, morire. Questa inversione delle parti che avviene attraverso lo scambio delle parole è geniale, e mi è dispiaciuto non averlo inteso prima, quando a scuola mi perdevo dietro le fumisterie delle poesie moderniste. Non parlo di Majakovskij, è rimasto un poeta amato, anche se la non conoscenza del russo, lo so, mi fa perdere la musica dei suoi versi, che mi dicono molto melodiosi. Attraverso un Pascoli raccontato da Pasolini mi sono incontrata con la poesia civile, la poesia che con una parola consunta e ormai svuotata è stata chiamata impegnata. Pasolini è il solo poeta civile di sinistra che l'Italia abbia avuto dopo il poeta civile di destra che era Carducci, diceva Moravia. Ma quanto avesse ereditato dal primo Pascoli, trascurato primo Pascoli, anarchico, rivoltato, lo dovevo scoprire più tardi. Era l'epoca in cui il ritratto di Majakovskij era stato sostituito sopra il mio letto da quello di Gramsci. Un testone che assomigliava a quello di Sottampurio, gli occhialetti da mio che ricordavano un'altra faccia sparuta e infelice, quella di Trotsky. Era l'innamoramento della rivoluzione. Si può cambiare il mondo, ragazzi, si può. Era la voce che conquistava i giovani. Bisognava rimboccarsi le maniche e buttarsi a capofitto in quella che veniva chiamata lotta politica. Anche se la mia lotta consisteva nel costruire maschere per il teatro di strada, consisteva nell'andare per mercati, davanti alle scuole, recitando la strage di Mailand. Qualcuno aveva trovato dei capelli cinesi da risaia, delle larghe falde di paglia e il cordino che si legava sotto il mento. Un paio di pantalonacci larghi e corti, le scarpine in pezzi ai piedi ed era fatto. Il Vietnam si materializzava sui marciapiedi di 100 celle in forma di spettacolo dimostrativo.
Io suonavo il tamburo, una ragazza di Berlino suonava il flauto, c'erano anche dei soldati americani con fucile affittato dal trovarobato per il cinema, la famosa antica ditta Rancati. Tu, giovane in quel maggio in cui l'errore era ancora vita, in quel maggio italiano che alla vita aggiungeva almeno ardore, quantomeno sventato e puramente sano dei nostri padri, non padre ma umile fratello, già la tua magra mano delineava l'ideale che illumina, ma non per noi, tu morto e noi morti ugualmente con te nell'umido giardino, questo silenzio, cito Pasolini. Era un modo di fare poesia che ci riempiva di stupore. Da una parte l'antica logica di cosa dovesse essere la poesia, calpestata pesantemente, schiacciata con scarpe chiodate, la logica dilatata, gli argomenti politici brutalmente messi in campo, il lettore tirato per la manica con assistenza allarmistica, il respiro affrettato, rabbioso, dall'altra quasi una passività fedele alle regole delle strutture metriche della composizione tradizionale, il rigore della forma chiusa. Non puoi, lo vedi, che riposare in questo sito strano, ancora confinato, noia, Patrizia, te intorno, e sbiadito solo ti giunge qualche colpo di cudine dalle officine di testaccio, sopito nel vespro, tra misere tettoie, nudi, mucchi di latta, ferri vecchi, dove cantando vizioso un garzone già chiude la sua giornata, mentre intorno spiove, sentiamo l'eco di pascoli. Lo vediamo il gentile, il severo Pasolini, piede accanto alla sobria tomba di Gramsci, porta l'impermeabile bianco alla maniera di Humphrey Bogart degli anni 40, ha lo sguardo assorto e un rumore commosso negli occhi. Uno straccetto rosso come quello arrotolato al collo dei partigiani è presso l'urna sul terreno cereo diversamente rossi, due genali. Lì tu stai, bandito, con dura eleganza, con, non cattolica, elencata da estranei morti le ceneri di Gramsci. Tra speranza e vecchia sfiducia ti accosto, capitato per caso in questa magra serra, innanzi alla tua tomba, al tuo spirito restato qua giù tra questi liberi. O è qualcosa di diverso, forse di più estasiato, e anche più umile, ebra, simbiosi d'adolescente, di sesso con morte, e da questo paese in cui non esse posa la tua attenzione, sento quale torto, qui, nella quiete delle tombe, insieme, quale ragione, e l'inquieta sorte nostra, tu avessi stilando le supreme pagine nei giorni del tuo assassinio. Ed ecco qui me stesso, povero, vestito nei panni che i poveri adocchiano vetrine dal rosso splendore e che ha smarrito la sporcizia delle più sperdute strade nelle panche dei tram da cui sei stranito, e il mio giorno, mentre sempre più rade odi queste vacanze nel tormento del mantenermi in vita. Era questo suo intrattenersi con l'inventore come crocifiggendolo contro un muro, frugandogli con le dita sottili dentro il cervello umido di idee malcovate. Era quel giocare con le parentesi dentro i versi ancora fedeli alle linee alternate. Era la libertà che si prendeva giocando con le parole, con i pensieri che lasciava correre il disordine sopra la pagina pulita. Era senza paura di perdersi, di perdere il senso della poesia. Era l'insistere su quel sottoproletariato in cui aveva trasferito, proiettato tutta la sua umilissima passione politica russoiana. La preoccupazione per l'umile, per il reietto, per chi senza quei vestiti da vetrina ancora si arrabatta tra motori scassati e cucine che sanno di cavolo e di cipolla. Lo scandalo del contraddirmi, dell'essere con te e contro di te, con te nel cuore in luce e contro te nelle buie lisce. In modo quasi perverso ed esposto di confessare le sue disgrazie. Una, la prima, quella di essere abitato da viscere buie e grovigliate, mentre tutto, dagli occhi delle mani alle mani di scrittore tendevano alla luce di quella tomba esemplare, attratto da una vita proletaria a te anteriore per me religione, dice a Gramsci, senza fare lo sforzo di appoggiare un solo fiore su quella tomba nuda. Era sorprendente come dalle costrizioni della metrica poi si fosse liberato con una spallata, avesse preso tra le mani corte e robuste da operaio
il verso sciolto che poi lasciava sbattere nel vento come una bandiera da riempire di buchi, di fosforescenti e torcere come un panno bagnato, per stendere infine su un filo di povero cotone e lasciarlo bruciacchiare al sole. Ciò che Pasolini ha portato nella poesia, che ha suscitato scandali e sorpresa, non è solo l'impegno civile, il discorso della politica, ma le sue ossessioni erotiche, messe lì vicino e addosso alle altre, feroci nella loro sincerità e dolore, l'esaltazione della violenza che necessariamente accompagna un sesso rubato, tradito, un sesso cieco dai godimenti multipli, privo di discernimento di amore e di amato. L'amore tenerissimo per la madre del cimpino, l'odio, la denuncia dei signori del palazzo, un termine inventato da lui nei primi anni 70, la dispersione del seme nella giostra dei sensi infantili. Tutto questo mescolato insieme e ridotto a parole poetiche, fiducioso che l'una illuminasse e stordisse l'altra senza contraddizioni e pur contraddicendosi. Certamente una grande lezione che per chi scriveva romanzi di iniziazione giovanile come me sapeva di versione estrema sapienza letteraria. E quella sapienza mi sono abbeverata nello scrivere poesie, pur cercando di mantenere la mia personalità linguistica e il mio stile. Vorrei terminare con una poetessa che è stata una voce savia e dissennata nello stesso tempo e col suo zufolo ha trascinato negli anni romani del movimento delle donne tante ragazze innamorate della poesia. Sorella nel cammino bruciante degli anni infuocati, sia dentro le cartine del Teatro della Maddalena che nelle piazze estive tra poesie appese ai fili con panni da asciugare oppure durante le lezioni che teneva alle più giovani condotte con una maestria e una profondità ineguagliabili, faceva strada con la sua eleganza, il suo surrealismo linguistico, un Cristo piccolino a cui mi inchino, non crocifisso ma dolcemente abbandonato, disincantato. È uno dei primi versi quando ancora non aveva scoperto la libertà, lo scialo del pensiero da profuga linguistica. O mio fiato che corri lungo le sponde dove l'infinito mare congiunge braccia di terra, a concava marina, guarda la triste penisola anelare, guarda il moto del cuore farsi tuffo e le pietre spuntate sfinirsi al flutto. Del 64, questa poesia che sta nel libro Variazioni belliche, pubblicato da Garzanti, di Amelia Rosselli. Non nascondo che la loro lettura mi avesse presa del tutto, ero invaghita nel suo modo apparentemente sciatto e disinvolto di comporre le parole. Dentro quella sciattezza c'era un delirio di sapienza. I versi andavano avanti zoppicando, ma proprio in quello zoppicare, tra lo svagato e il giocoso, stava il segreto che Pasolini chiamava la poesia del lapsus. Una gioia di correre, saltare, fare capriole con la lingua. Le rime di Amelia Rosselli infatti corrono talmente rapide che sembrano inafferrabili e sono animate da quella irrequietezza che lascia il nostro sguardo ad interrogarsi sulle ombre lasciate alle spalle quando il corpo è già fissato. Questi uccelli che volano, questi nidi di tormento, fasciano le inaudite coste e l'ombra che getta l'alabastro violento sul cuore, l'improbabile vittoria, o sonetto, tu suoni con le campane dei muri, il passo è muto. Una disinvoltura che all'inizio quasi ti sbilancia, come faceva a correre così senza guardare la strada, ti chiedevi, senza vedere dove metteva i piedi, le scarpe a mollo nella moda, i talloni sempre infilati in buche e crepacci. Dove andava? Dove si precipitava la media dei capelli castani, gli occhi turchini, la bella media dalla lingua che arrotolava le consonanti, la inquieta media che in certi giorni si chiudeva a casa e chiunque bussasse veniva cacciato via con urli strepitosi? Dove trottava la candida media che con piglio severo correggeva, e come maestra era quieta e amata, le poesie delle sue studentesse? La incredibile Amelia che si innamorava perdutamente di uomini che non la ricambiavano, la dolorosa Amelia che nei giorni brutti andava alla questura a denunciare i suoi amici che a suo dire le mettevano il veleno del caffè. Simile a un pugnale si levava il grido della gentilezza, connubio tra il Danubio e le rondinelle. Simile a un pugno di polvere negli occhi scendeva una sentinella a prendermi la mano. Tu non sei povera né di corpo né di spirito, perché attendi.
La sua era una disperazione furiosa che si manifestava attraverso la sistematica mutilazione della logica, con un umorismo lacerato, sbalorditivo, che lasciava dietro di sé un senso di aritmia allarmante, ma con quella aritmia che faceva accavallare i significati delle parole, l'una addosso all'altra, l'una incastrata nell'altra, Amelia Rosselli aveva inventato una sua musica verbale assolutamente geniale, non facile da dimenticare. Anche lei, come Jeselnik, come Majakovskij, si è suicidata, gettandosi dalla finestra, non più di 8 anni fa. Anche lei, in effetti, era reduce di una stagione feroce, in cui era stata privata del padre, uno dei fratelli Rosselli trucidati dai fascisti alle porte di Parigi. Nei suoi lapsus, generosi e violenti, esprimevano il dolore di stare al mondo, il dolore di non poter dimenticare ciò che una civile Europa aveva costruito di mostruoso in nome della superiorità di razza e di pensiero. Viaggiando con passo di volte, come sono amare quelle arie di mattino di partenza? Come sono insensati quei passi tra una stazione e l'altra, tra un sorso e l'altro? Mentre andiamo, io vagabonda e tu sedentario pietista, in un viaggio d'aereo che sa di banane e nuvole nere. Ci chiamiamo di lontano, come stai? E tu? Ho paura del futuro, perciò me lo mangio. Mentre con passi pubiti mi faccio il giro del mondo. Vorrei portarti con me, ma tu non ci sei. Tu che stai sempre a casa, tu che conosci l'assenza. Io faccio le valigie, io parto, tu rimani. E domattina, addio. Ma dove vado? Che non ci sono più aerei, non ci sono più treni, non ci sono più stazioni. Non c'è più neanche il viaggio. Tu stai bene, e tu? Io domattina vado. Con o senza valigia, perché mi aspetta laggiù la nostalgia del ritorno. Guerra dentro un piatto, ma solo per occhi curiosi,
Una donna tira per un braccio una bambina morta. Una casa da in pezzi, crollano le pareti di biscotto. Quante volte abbiamo parlato di guerra, seduti pacifici da una parte e l'altra della tavola? Salta in aria una macchina sopra la salpiera. Un uomo grida fissando il vuoto in un pantalone insanguinato. Una guerra d'oltremare fluttua sullo schermo gigante. Esplode, si vista, dilata i nostri pensieri violati. I fantasmi, i dolori altrui, come li chiameremo, mio Dio, se non propaggini, secrezioni di un cuore in festa? Una guerra al di là del pane si consuma nel tempo di una cena. Bruciano i campi, brucia la scuola, brucia il bosco, bruciano le terrazze di un albergo di lusso. Mentre spolpiamo una mischia di pesce, un ragazzo ride trionfante, ha perduto tutti i denti. Una guerra d'oltremare e noi che curiosiamo guardini al di là di un vetro perlato. Beviamo birra dentro una sera viola e ascoltiamo sorpresi il suono di un motore. Sarà fuori o dentro la guerra? Esploderà l'aereo o scivolerà fra le nubi? Una ragazza scappa a piedi nudi, un bambino piange senza suono. Non siamo noi a guardare la guerra, ma è lei che ci spia al di là del doppio schermo ligato. Un'altra granata, un casco che vola, un corpo di soldato molle e inerte ricade lievemente su se stesso. Una guerra d'oltremare ci casca dolcemente nel piatto e noi ce la mangiamo con le patate. O è lei che mangia noi, come tanti figli sbagliati, bastandoci per sempre l'esperienza carnale del dolore? Se amando troppo si finisce per non amare affatto. Io dico che l'amore è una malattinzione, quegli occhi a bella che vanno e vanno su onde di latte. Cosa ci nasconde, mio Dio, dietro quelle palpebre azzurre? Un pensiero di fuga, un progetto di sfida, una decisione di possesso? La nave, tra le vele nere, gira ora verso occidente. Corre su onde di schiuma, tra ricci di neve e gabbiani affamati. So già che su quel ponte lascerò una scarpa, un dente e buona parte di me. La bambina. Sono silenziose le stanze del pensiero, disse la bambina con gli occhiali. Era un sussulto di buon umore tra uno sguardo di sorpresa e una sprizza d'apprensione. Portava scarpe da ginnastica e maglione. Perché tanto silenzioso? Chiese un signore dalla ruga in fronte. Sono silenziose perché solitarie, disse la bambina mandandosi un lago. E sono solitarie perché quiete e ariose. Ma lui non riusciva a capire. Per lui il silenzio era vuoto e noia. Lui guardava il giovane seno di lei e se ne compiaceva. Aveva due tasche piene di progetti e la bocca morbida di cavallo. Sono silenziose le mie stanze del pensiero, disse la bambina togliendosi gli occhiali. L'uomo con la ruga in fronte sorrise tristemente. Lui credeva nel pensiero germinativo, ma anche nei giovani seni di donna. È vuota la tua stanza, disse, e i pensieri sono morti. Lei inghiottì un chilo d'aria, pensosa, improvvisamente presa da un desiderio struggente d'amore. Forse sì, forse sono senza pensieri, disse. E vide la sua stanza volare via leggera, sopra due ali di carne. Dove vai? Chiese, ma le rispose solo il sorriso triste dell'uomo con la ruga in fronte. Scondolandoci su un ramo secco ci baciavamo a pettinare. Il ramo scricchiolava, ma non si rompeva. Quando la civetta ha cantato ci siamo staccati per guardare la notte che camminava come una rana storta. Ma in quel momento il ramo si è rotto e noi siamo caduti. E stiamo cadendo ancora.
due scarpe chiodate, due piedi leggeri, un campo di grano, delle spighe appena nate nel mio sogno vivente, dove gli angeli erano uccelli e il grano scintillava verde più verde del cielo. In quel sogno mi innamoravo di un cacciatore dagli occhi a sciabola e perdevo il fiato a corrermi dietro dentro un campo dai bordi violetti in cui il grano cresceva alto e il corpo del ragazzo saltava fra le spighe appena nate dietro ad una palla invisibile tra compagni visibili con tutta la ferocia di un gioco da vincere. Il corpo del ragazzo bianco e nero su un campo vissuto dai bordi villa mi innamorava di schianto e prendevo gli occhi in quel lago verde velato. Un giovane corpo in fuga, due piedi leggeri, un fiato di mandorla amara, quel ragazzo calciatore era il centro del mio occhio, frangiato occhio assopito. E quel corpo correva e io dormivo, e ti giocavo e io guardavo. Un urlo di voce a tromba mi svegliava urlando gol! E il campo verde fluttuante, il calciatore solitario col suo corpo bianco e nero, il suo pallone invisibile, le sue scarpe leggere, tutto scompariva nel tepore conosciuto del cuscino. Ultimi deliri di giovinezza, sparite leggerezze, occhi spezzati. Com'è fresca la giornata che nasce, vita mia, che ti sfiorisci senza saperlo e perdi ad una le voglie più stupide e sensuali. Vita mia che te ne vai senza un giro di coda, senza una boccata di vento, tra orizzonti di case e in un travestio di scarpe amiche. Ecco, se tu ti fermassi, sapresti che è già tutto accaduto fra il vino e la frutta su quella tovaglia a fiori in una giornata delle meraviglie. Eppure sarebbe giusto e pulito morire senza degenerare, chiudere la bocca senza dire addio. Infilarsi le scarpe di cartone e camminare sulle colline di sabbia nella gioia di un ritorno impossibile. Ma la pena sbolle lentamente, si perde nei sentieri degli occhi. Una nuova curiosità fa capolino fra i pensieri di morte. Le palpebre pesanti si aprono alla giornata che esce dal suo luogo e il gusto della vita si insinua sotto la lingua. Un morticino da portare qui dentro. Era ieri o domani. Un morticino dalle lunghe ciglia bionde e le dita rosate. Un bambino se n'è andato, i piedi foderati nell'ovatta, i canini sporgenti. Un bambino che non voleva parlare. Forse sarà sepolto nel terreno grasso dell'amore materno, mallo e noce, vita e camicia dentro un baccello notturno. Il bambino ha rifiutato per sempre di dire sì e ora mi ride dal fondo di una notte sconosciuta. Ho sognato di volare tante volte in una volta in tante, leggera sopra i tetti con un sospiro di gioia nera, posandomi sui cornicioni senza il lirico su un comignolo. Quanto ho camminato sulle vie arnose dell'orizzonte fra nuvole salate e raggi di sole. Un gabbiano dal becco aguzzo, un passero dalle piume amare erano le sole compagnie di una coscienza addormentata. Vorrei sapere volare ancora in sogno e ancora come una rondine da una tegola all'altra e poi sputare sulle teste dei passanti e ridere della loro sorpresa. Piove o sono lacrime di un dio ammalato? Volo ancora, ma nelle tregue del sogno. Il piede, non più leggero, scivola via, una mano si aggrappa alla grondaia che scappa. Vorrei volando volare, riempire di allegrie le spine del luglio. I soldi hanno un odore? O l'odore di mimosa, o l'odore di caffè fresco, o l'odore della bocca del mio amore. Cosa mi comprerò domani con i soldi che sanno di mimosa, di caffè fresco e di bocca d'amore? Il telefono, nero come te, muto come te, mi ride mentre lavo i piatti, da dietro la schiena mi ride a cascatella.
di ogni voce è pronto a farsi trombetta, ma della tua tieni segreto, come una sfinge dalle bizze nere di dentro. Qualcosa è successo che io non so, e il tuo sorriso di sfinge mi dice che indovino, mentre la tua bocca gentile diventa delicate e arzigogolate per il pane alla vetrina. Qualcosa è successo che non devo sapere per tenere in equilibrio il tuo castello di carte. Una poltroncina di vimini, il mare arruffato davanti, eri lì, quieto e assorto, gli occhi a mollo nel tempo che si dista, che va, che vola, e tu con le tue brusche dolcezze, ricordi i gelati alla menta? Ti aspettavo, dicevi la mattina alle 7, seduto sulla poltroncina di vimini, nella quiete della soglia, nell'ombra della casa, nel silenzio del sonno. Eri già in vite col futuro e infilavi quel filo di attesa tra le dita di vecchio baobab mentre i cieli corrono sopra il tuo collo di tartaruga. Quel futuro da niente, quel futuro spensierato con le sue arie del gran signore e i suoi piedi di carta, ti ha portato via come se niente fosse, con un pare di amico fedele, tradendo la mia, la tua fiducia e il tuo buon umore, le tue impazienze garibaldine e il tuo istinto di vincitore. Hai lasciato un bastone, lo vedo ogni volta che entro ed esco da casa, il suo pomo di osso, il suo lucido corpo di legno rossiccio mi rammentano il tuo zoppicare testoso tra bagagli e cuscini, mentre le ciglia ridono, il mento se ne va, i piedi battono sul tamburo delle meraviglie nella luce azzurrina di un agosto a Sabaudia. Come farò senza i tuoi occhi? Come farò senza la tua voce? Su quella poltroncina di vimini, caro figlio che mi sei stato padre nelle tue distanze astrali, ricordi i discorsi in cucina la mattina alle 7, mentre aspettavamo che l'acqua bollisse, e quel ridere di noi, quel fantasticare di montagne di carta e vapore, con quelle mani e quei piedi, quel baobab e quel tamburo, aspetterò di sentirti tornare.